Pronto? Pronto, prova. Edoardo Baldi, allora vincitore della batteria modenese del Gran Premio Mipaft. Edoardo, direi una, beh, non una sorpresa, perché Alouette è alla quarta vittoria su cinque uscite. Tra l'altro ha debuttato proprio a Modena, ha vinto la prima corsa a Modena, poi ne ha vinte due a Bologna e oggi torna a Modena, soltanto in Emilia-Romagna. Lei è una cavalla francese, no, come genealogia, anche se sembra più un'americana da come ha corso questo oggi almeno. Ma infatti noi non l'avevamo scritta nelle qualificazioni del Premio delle Aste, perché la ritenevamo una cavalla tardiva, vista la genealogia, e come sai lì le iscrizioni vanno fatte per tempo, quindi a marzo erano le prime, e noi non l'abbiamo proprio fatta proprio per questo motivo. Poi, durante l'inizio d'estate, abbiamo visto che questa cavalla andava fortissimo, per cui proviamo a correre. Già al debutto fa un bel secondo arrivando in piena spinta e poi non ha mai perso. È una cavalla che ha un potenziale micidiale. L'unico difetto è che per il momento è molto ardente e fatico a tenerla tranquilla. Gestirla, Sì. insomma, sì, però no, questo non sembra tanto, anche da almeno a parte che ha quattro primi e un secondo nel suo carnet, quindi direi che ha una regolarità svizzera quasi, però non sembra tanto, almeno anche sul percorso non sembrava particolarmente ardente. Oggi tra l'altro è anche partita, l'hai anche svegliata bene in partenza. Ma sì, guarda che ha fatto tutto lei, perché io volevo andare lanciato, perché quando si trova dietro la macchina con i cavalli, che la macchina va piano, è molto insofferente, per cui sono andato un po' tardi e poi grazie alla retta lunga qui ha fatto una bella accelerazione a partire e è partita forte, però ho fatto fatica a mandare la cavalla di Guzzinati. Poi tenendola lì sotto, qualche difficoltà, quando ho trovato la destra libera, ha cambiato veramente marcia. Speriamo. Quindi per Roma, insomma, per Napoli, scusa, c'è sicuramente dopo questa prova, che è una conferma, no, delle sue doti, cioè direi delle sue qualità, in categoria che non aveva ancora affrontato, direi che le aspettative ci sono. Ma sì, io sinceramente una cavalla forte, un cavallo diciamo, perché comprende anche i maschi che ho avuto, forte così non l'ho mai avuto. Devo solo riuscire a tenerla più tranquilla possibile, che è l'unico difetto che ha questa cavalla. Per il resto è una cavalla d'oro. Benissimo, grazie ancora e complimenti a Edoardo Baldi. Grazie. La quinta corsa clou del convegno modenese, la batteria modenese appunto del Gran Premio Mipaft, che avrà la sua finale il 9 dicembre a Napoli, corsa sul doppio chilometro riservata a cavalli di 2 anni, 8 dietro le reni dell'Autostart, Atlantide, Aladdin F, Ambragriff, Alouette, Amelie Griff, Allegra Gifford, Eric Deil, Astecca Dimari, in seconda fila. Favore in chiusura per Eric Deil, numero 7, Jos Verbeek, alternativa Amelie Griff. Ora un centinaio di metri allo stacco, parte veloce Amelie Griff, veloce anche Alouette. Alouette conquista la testa, Amelie Griff subito all'esterno, poi Atlantide lungo la corda che precede Ambra Griff. Ed invece con cautela Eric Deil. Se ne vanno così i primi 200 con Amelie Griff, che ha completato il sorpasso su Alouette, terza posizione per Atlantide davanti a Ambra Griff. Qui dietro c'è Astecca Dimar che precede Eric Deil, quindi Aladdin F. Intanto il quarto iniziale, completato nell'ordine del 31, con il vantaggio sempre Amelie Griff nei confronti di Alouette e Atlantide. Ha decisamente rallentato l'andatura ora. Andrea Guzzinati in sediolo ad Amelie Griff. Dal retrovie ci sono mosse appunto di Ambra Griff, che viene poi superata da Allegra Gifford. Allegra Gifford si porta dopo 800 metri a ridosso della battistrada. Allegra Gifford raggiunge in seconda posizione scusate, Alouette, mentre dietro vediamo anche Astecca Dimar che anticipa Eric Deil con Aladdin F in schiena. Completato il primo chilometro in 1:17,6.
Ora siamo sull'arco della penultima curva con Amelie. In vantaggio all'esterno insiste Allegra Gifon dalla corda Luette, poi Ambre Griff al largo, ancora Atlantide, via via tutti gli altri. Siamo ormai a poco più di 600 dal palo. Insiste Allegra Gifon per il dosso di Amelie Griff, mentre dalle posizioni di coda muove ora Eric Dale, che viene via in terza ruota, a 500 dalla conclusione. Cavalli al paletto dei 400 finali. Si ingamba Eric Dale a centropista, mentre prova ad allungare Amelie Griff con all'esterno Allegra Gifon. Arriva Eric Dale in terza ruota, lungo la corda Luette, completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo con Amelie Griff in vantaggio. Ci prova Eric Dale, ci prova anche Luette, ultimi 80 metri di gara ed è il finale. È Alouette che passa di precisione e batte Amelie Griff, mentre finisce con lo sbagliare Eric Dale, non sappiamo se prima o dopo il palo. Andiamo a rivedere l'arrivo con Alouette che stampa probabilmente Amelie Griff a fil di palo e vediamo le battute conclusive. Amelie Griff in vantaggio ancora a pochi metri dal palo, ma guadagna terreno nel finale Alouette sul traguardo, passa Alouette, Edoardo Baldi a segno, dunque 7,86 la quota al totalizzatore.